Ok, ci siamo. Ok. Eh sì. E dove sono entrato anche l'altra volta? Pensa a te. È aperto. Cioè, ragazzi, questo rumore è tipo di un inquietante. Sinistro come un mancino. Sì, sì. Eh beh, sì. Sì. Hanno lasciato esattamente tutto com'era. Lo usavi quando eri bambino, Carletto? Ti piace? Che bello! Merry Christmas! Merry Christmas. Che fa il panettone? La sì. E poi lì ci sono delle posate. No, è carino quando sono queste cose qua che si salvano nonostante tutto il passaggio. Tentiamo pure di qua. C'è un mobile con uno scaldino. Un sacco di cose anche qua dentro, guarda Robby. Era pieno di amari ovunque, cioè se qua qualcuno veniva a bere... Non... Sì, cioè, questo è poco ma sicuro. Questo che cos'è secondo te? Non lo... Cos'è tipo un mega apri... Sì. Cos'è tipo quello per aprire le botti, nemmeno le bottiglie? Quella madonna. Forse è per... Sai, per mettere i tappi alle bottiglie. Ah, dici? Per infilarceli invece che toglierli. Sì, quando le fai tu. Può essere. Com'è, su? A posto. Tra l'altro guarda, Robby, guarda la centralina lì, quanto è antica. Fatta in legno ancora. Vabbè, scopri. No, non è legno, però guardala. Ferro. È vecchissima. Con il voltaggio. Mamma, che storia. Ma che bella questa. Questa è storica, veramente. Come tracarlo. Sì. Eh beh, un uomo una garanzia. Robby. Guarda i piatti, cioè, lavati. Sì, no, è vero, ma guarda anche questi qua, sembrano veramente puliti. Sì. Prova del 9, apriamo. Qua, il nostro bellissimo, tra l'altro, e antico frigo. Non è una Camaro, ma è una Fiat. Comunque. Esatto, esattamente. Ma che bello. Ma è rosa? Sì, ma guarda l'acqua! Sì, guarda l'acqua! No, aspetta, quando scade sta roba? Ma questa qua non è abbandonata. 2019. Questa scadenza d'acqua. 2 anni? Boh, non lo so, non me l'aspettavo. Guarda anche qua dietro tutti i bicchierini, che belli. Ma fighissimo. È molto recente. Cosa c'avevo anch'io? Qui c'è mia nonna. No, c'è tutto. C'è tutto veramente. Il bello di questa casa è che nonostante l'abbandono è molto recente, per cui cioè, ci si riesce quasi a immedesimare. A parte vabbè il frigo che è di altri tempi, però tutto il resto è molto recente, fa molto impressione, veramente. Pazzesco.
Sì, qua non hanno veramente portato via niente. Sono veramente felice quando troviamo tutte queste cose. Tutto, cioè non manca niente. No. Cos'è? Per mangiare all'aperto. Ah. 8 bicchieri posate. Fighissimo. Vediamo le altre stanze in tutto questo. Vediamo. Uè, ma che carino questo. Robby, non mi morire. Cosa c'è? No. Ma che bello. Ma che bello. E questo, vabbè, questo qua era praticamente un ufficio. Bellissima questa biblioteca, è fantastica. L'altro, guarda qua. Cosa sono? A parte, vabbè, telefoni di altri tempi. Questa, sì, sono tipo enciclopedie su enciclopedie qua. Tutta giurisprudenza. Ma cosa sono? Tutti i libri di diritto. Mamma mia. Tributario, penale, giurisprudenza italiana. Porca miseria. Vabbè, praticamente magari una volta gli avvocati dovevano sapere praticamente tutto. 86. Del 1986. No, veramente allucinanti. La musica che ascoltavo io. Ma perché lo conosci? Sandy Martin. People from Ibiza l'ha scritta. Kiss Me Ponca, Yamauzi Ponca, Ponca Twist. A parte che quando era Giovanni Carlo c'era anche Beethoven giovane. Sì, sì. Quando si può dire una mappata. Wow. Guarda che belli. Ma cosa sono? Sono dei vinili da jukebox. Sono questi spessi, sì. Come roba. Questi sono strani, non sono come... Che canzoni ci sono, Carlo? Play Collignon, organo Hammond con accompagnamento ritmico, non so chi sia. Guarda Nick. Questo è l'ultimo concerto di Mozart. Sì. Senti quanto pesano sti vinili. Pazzesco. È un 78 giri questo qua. Cioè non esiste, non neanche eravamo nati quando... No, beh, tu sì, Carlo, nel senso, però... stanza, e beh, è questa stanza, parla da sola. Ah, minchia, qua ti stavi sdraiando. Sì. No, figa. Detto, sembra sì, comodo sto divano. No, ovvio, però poi è proprio luce. È plastica, ma è proprio vetro, ma cattivo questo. Sì, sì. Ma che bella questa. E dei tempi di Villa dei Segreti che non vedevo una roba così spettacolare. Questo l'abbiamo trovato anche la Villa dei Vestiti. La Villa dei Vestiti? Sì, però era sommerso dai vestiti in questo caso. C'erano, ti ricordi tutte le foto sopra che erano? No, era così. Cazzo, non me lo ricordo. Mancava questo pezzo qua, era sistemato. Questo è proprio bellissimo. Quindi questo qua era praticamente il porta... Praticamente era un jukebox antico, tu mettevi lì dentro tutti i vinili, poi li piscavi, li appoggiavi e li mettevi sul giradischi. Ma dove si fissava il disco, scusami? Si appoggiava qua. Ah, è un tappo? Ah, ok. Ora è tutto più chiaro. Questo era per mettere... Ma quante ne sai veramente? Guarda, ti faccio vedere. Questa era 16, 16, 33, 78 e 45 giri, a seconda della velocità. Vedi, qua hanno cercato di smontarlo. No, di da quest'altra parte. Posso? Sì. E poi c'era la radio lì, giusto? Questa c'era la radio. Mamma, la cosa che bella. Bella è che qua vedi tutti i nomi delle città. Bruxelles, Monte Carlo. Eh beh, una città a caso, giustamente. Bordeaux, Cagliari, Lisbona. Bellissimo. Thank you.
ogni stanza è spettacolare. Ora raggiungiamo Carlo e Nicolò e vediamo cosa c'è nelle altre stanze. Wow. Questo è l'ufficio. Spettacolo. Documenti. 45. Sono anche di vendita. Cosa? Ah, fascista è cancellato? Era nel 58. Dovevano ancora aggiornare i documenti. Sì, usavano ancora gli stessi. Andiamo. Sono pellicolo 35 mm, ma sono in formato quadrato. Quindi boh, tipo. Ma non, cavolo, la, se non riesco bene a riprendere, cosa c'è dentro? Ma sono delle rocce, sì. Questa qua è stata chiaramente fatta con... Da adesso le facciamo vedere a casa. Perché vedi che è tutta la foto è decentrata? Sì. Praticamente con le macchine lì ti danno l'immagine specchiata. Sì. Vedi questa qua? Sì. Se la sono portata già via. L'hanno già rubata, Carletto? Sì, c'era, ma non c'è più. Aveva la... Ce n'era una con l'obiettivo dall'alto. È quello che dico io, è quella pozzetta. Esatto, così sì, sono riguardato. Carletto, hai visto? Ci sono anche le azioni. Che avevo. No, non ci posso credere, questo non l'avevo visto. Certificato di azione. Sì, sì. Gemina 30, 24, 18, ma che roba? Che vedere quanti appunto. Ma vale qualcosa? Ora se ci sono anche le bitcoin. Capitale sociale di Gemina 8 miliardi di, credo che sia lì. Sì, sì, lire. Dovrebbe informarsi. 78. Un'azione. Sono tutte le azioni quadruplex stampate. Ma che bello! Titolo di da due azioni. Ma di che anno è? Capitale 78. Sociale 709 miliardi. 1978. No, è straordinario tutto questo. Cioè le azioni pesavano fisicamente con la carta. Eh beh, una volta... Capitale 100 sociale, azioni. Titolo da 100 azioni. Dovrebbe capire della società fino al 31 dicembre 2099. Oh, allora sono ancora valide, ragazzi. Sono ancora valide. E qua veramente, cioè se stai a scavare trovi altro che le azioni. 11 marzo 1988, da Cucciolo e dal suo papà alla sempre giovane mamma Ruggero e Carlo. Oh, Carlo ce l'ha. Oh, no, ma che bella questa foto del cane. Questa è bellissima. Cioè questa è sono splendore, cioè poi col cane completamente a fuoco lo sfondo. Sì, quello è fatto con un obiettivo di quelli vecchi. Sì, sì, bellissima. Quelle lì sono macchine fotografiche grosse, tra l'altro. Queste qua sono quelle che devi mettere la coperta addosso. Ma veramente? Successione. Sì, questi qua mi sa che è tutto l'atto notarile dell'eredità. Il nel 95. Nato qua. Nato nel 1911 a Pinerolo Po. È qua vicino. Stato vedovo di Boccardo Giuseppe. 84 anni. Madonna. Tutte le fotocopie. C'è il figlio che ha messo le vie. Ricevuto di pagamento. Ma fai lasciare qua veramente anche queste cose, boh. 27 milioni di. Cioè qua c'è tutto. C'è scritto magari quanto possedeva allora. Tutto può essere. Beh, certo, se cerchi. E beh. Perché se sono contratti di ereditarietà per forza. Valore finale dichiarato 323 milioni 250 mila lire. Allora, qua c'è un attestato degli esami di scuola nell'anno scolastico 1893. 1809. Il signor Si gioca. È la pagella praticamente. Sì, è la pagella. Sì. Le materie, cioè religione, condotta morale. Che bella condotta morale. Lingua italiana, francese, tedesca, inglese, calligrafia, diritto commerciale, economia politica, mamma musicologia, mia. No. Diritti e doveri del cittadino. Diritto. Geografia e storia. Scienze fisiche e mentali e naturali.
Salutiamo una stanza per andare in un'altra. Per andare al piano di sopra. Andiamo direttamente al piano di sopra allora. Sì. Tanto anche qua. Tutti i manuali di giurisprudenza ovunque, sì, sì, cioè sì, praticamente sì, sapeva tutto lui. Vacanze? Ma che belle! Ma che belle! Ma che belle! Ma sono spettacolari queste! Ma dai! No, no, magnifico! Oh, tutte si sono fatte! Oh, guarda! Ma c'è una scivola arrampicata! Ma che spettacolo, dai! Guarda le tre cime di... Sono le tre cime di Lavaredo? Che può essere, io non sono mai stato sinceramente. Magnifico! È veramente magnifico tutto questo. Aprila, perché questa roba qua mi piace tantissimo. Ah, ma c'è il nastro proprio. Oh mio Dio. La bobina. Oh mio Dio, ci sono i loro film ancora su nastro. Dubito, proviamo. Cioè, è bellissimo questo. No, se servirebbe, servirebbe una luce dietro. Sì, guarda i fotogrammi. Li vedi? Eh sì, ma sono tipo di una piccolezza. Vedi? Sì, aspettate, metto il fuoco manuale. Sì, è pellicola 8 mm questa. Ecco, ecco, ci sto riuscendo forse. Devo allontanare. Sì, si vedono. Ma che spettacolo. Stalle olio. C'è, raga, una bobina di stalle olio. Sì, cioè, ma questo è bellissimo. Faccio veloce il film, quindi. C'è Charlie Chaplin e stalle olio, ma io no. Loro, sì, stalle olio. Io non l'ho mai visto. E tutti gli altri. Cazzo, cioè se avessi a casa un proiettore... Sì, si vede anche dal telefono. Cosa è successo? Si è esaltato tantissimo. Sì, dai, qua intanto. No, vabbè. Non dirla, guarda, ti vedo, ha scritto. Qua è venuto qualche perla. Sì. Ti abbiamo visto uscire e abbiamo detto cosa cazzo ha visto per reggere così. Ho avuto una paura forte. Oh, spettacolo. Quanto il divano di servizio è più grande di me. Cosa? La mia sala. Sì. Ecco l'altra. L'altra giacca. Guarda. Sì, veramente bella. Del colonnello. Del colonnello. Patente? No, la patente. E lui? È lui, quello di prima. Mamma il signore mia. Che abbiamo visto purtroppo sì. L'atto di morte. Già. Che roba. Guarda prima e dopo. Guarda com'è. Sì. Il naso è lo stesso, guarda, storto, che tira a destra. Mamma mia. Sì, questo qua è proprio l'angolino di tutti i documenti rimasti. Ma perché è tutto qua? No. Cosa c'è? Cioè, hai trovato... Tipo la cosa più importante è nascosta lì. Oh, che bella. Oh. Foto di un bambino. Ci sono anche le buste. Nuove. Cosa c'è qua? Altri vestiti. Ma che belli! Benissimo. Ma questo sì, cioè queste nuove, ma esatte. Queste qua sono veramente. Probabilmente questo qua, sai, era l'armadio dei cappotti di lui, può essere. Sì, perché vedo tutte robe molto lunghe comunque. Una cabina armadio poteva essere. Tavolo da donna. Sì, ma che belle, dai. Una spina per la notte. Questa è la luce da notte, sì. Guarda, si attaccati. Ma che bello. No, troppo ma figo. Spegniamo con papierino. Sì, che bello è. Ok. Vai. Andiamo dritti allora. Abbiamo altre stanze, no? Qui è una stanzina. Ah, che carina questa qua. Probabilmente era la stanza delle figlie. Vediamo un po' se ci nasconde anche qua qualche vestito. Carino. C'è qualcosa, Carletto? Aperte.
altri vestiti, me. Sempre vestiti, giacche. Fighissimo. Da uomo? Giacche da uomo maschile. Questa almeno sicuro. Minchia. Sì, guarda. Giacca. Tutte giacche da uomo. Veramente tanta roba. Tutte belle sacchettate, tutte. Pantaloni, tutta roba. Ci tenevano a tenere bene le cose. La stanza di un maschio. Sì. Sì. Vediamo il carro diario. Vedi? Oggi è brutto, sono le 18.15 circa. Sto studiando, ho ancora molti compiti da fare e fra poco iniziano le scuole. Ma che figata! Vedi, iniziano le scuole, malcontento generale. Penso che probabilmente nell'80 inizieranno il 4 settembre, consolati. Inizia nell'80. Cioè, che roba, ma è bellissimo. No, ma che bello, cioè, ma tu pensi veramente chi cavolo l'ha scritto? Qui abbiamo iniziato il 20 settembre, quindi penso iniziano il 4 settembre, follia. No, bellissima sta cosa. Guarda, anche qua abbiamo Diablo. Diablo con tanto di CD dentro. Anche questo è un videogioco che ha fatto... Cioè, ha fatto veramente un sacco quando ero piccolo. Questo qua invece lo facevano su Italia 1 ed erano i Cavalieri del Drago. Ma dai. Cioè, me lo ricordo ancora. Ma dai. Ma dai, esatto, dai. Ma che bello. Come? Sì, bello, loro ci sono sempre stati. Cioè, loro e Carlo ci sono sempre stati. Molta nostalgia, usciamo da questa stanza. Dobbiamo già dirigere al piano di sopra o ci manca qualcosa qua? C'è un altro piano. Ok, ultimo piano. Sì. Ci sono telefoni da tutte le parti. Se c'era bisogno di rispondere, almeno non dovevano farsi le scale o attraversare 200 stanze. Minchia, ragazzi, che odore di sauna. Rinchiudevano i bambini. Sì, sì, questo qua. È veramente spettacolare. Era molto più un airone imbalsamato. È veramente bella questa. Mamma mia. E qua c'è la televisione praticamente più bella che abbia mai visto. Cioè, la baratterei tranquillamente con quella di casa mia, avrebbero una roba del genere. Spettacolo. Il soffitto non l'hanno messo di campagna. Mamma mia. Cos'è questo? È una specie di poesia. Sì. A te, diletta mamma, che severa giusta ad un tempo ed amorosa, dalla mia culla t'affanni, con la voce e con l'esempio. Per avviarmi alla virtù, un mio sollazzo nel nozio. Una TV del genere abbandonata, sì, sì. Penso che nemmeno in qualche luogo storico londinese antico l'avremmo mai trovata, cioè assurdo veramente, veramente questa è spaziale.